Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come faccio a pulire i pennelli da make up, quello da cipria, il kabuki, i pennelli da fondotinta correttore, i pennelli da ombretti che possano essere da sfumatura, angolati, anche quelli che mi cadono, pennelli da rossetto, insomma chi più ne ha più ne metta. Ovviamente ciò che vi occorre sono dei pennelli sporchi, un foglio di carta assorbente, e senza infamia e senza gloria una normalissima saponetta, purché sia di una saponetta neutra, non troppo né profumata né troppo invasiva. E io utilizzo anche il brush cleaner della Kiko. Non ne faccio però l'utilizzo specifico per cui viene venduto. Io lo utilizzo, diciamo, come sgrassatore per il pennello, in quanto lo spruzzo appunto sui pennelli prima del lavaggio al fine di poter ammorbidire, essere tipo un emolliente appunto per i residui di trucco. Ovviamente ne spruzzerò una quantità minima sui pennelli piccoli e circa due spruzzate sui pennelli un po' più grandi come quelli da cipria oppure come il kabuki. Dopodiché lo metto via perché il suo uso, il suo scopo per me è finito. Io utilizzo principalmente acqua tiepida, infatti insapono, inubidisco, scusate, la saponetta e parto con un pennello da cipria. Cosa faccio? Semplicemente trascino nel senso delle setole, proprio per non rovinare la forma del pennello, il pennello sulla saponetta. Dopodiché massaggio il pennello per far penetrare il sapone all'interno delle setole e poi lo risciacquo. Indicativamente i passaggi che faccio sono due. Questo perché al primo passaggio, come noterete, l'acqua non è molto sporca, anzi sembra che il pennello sia quasi del tutto pulito. Invece non è così. La prima passata vi serve principalmente per appunto bagnare il pennello e far penetrare il sapone. Solo alla seconda passata, che appunto faccio nelle stesse modalità della prima, vedrete che il pennello inizia a rilasciare colore. In questo caso, essendo un pennello da cipria, l'acqua diventa solamente lattiginosa, non è che rilasci un colore molto evidente. Tuttavia, quando poi laverete i vostri pennelli vi accorgerete della differenza della colorazione dell'acqua, come ovvio che sia. Dopo averlo sciacquato accuratamente, lo scolo dall'acqua, cerco ovviamente di mantenere la forma delle setole e poi io conservo sempre il coprisetola che viene dato nel momento dell'acquisto del pennello. Lo utilizzo appunto rinfoderando il pennello. So che non è uno dei più indicati perché comunque è una plastica intera e quindi asciugando i pennelli all'aria non arieggia molto bene le setole. Ne vendono di traforati, ma io non li ho ancora trovati in commercio, ma sicuramente appena li troverò li acquisterò, perché mantenere il cappuccio per l'intera asciugatura del pennello garantisce appunto una asciugatura del pennello senza modificarne la forma delle setole. In questo caso adesso vedete che sto già pulendo un pennello da fondotinta e l'acqua anche qui è alla prima passata leggermente lattiginosa. Qui noterete, siccome il fondotinta è di un colore miele abbastanza evidente, quanto la seconda passata di sapone sia importante appunto per la pulizia del pennello. Io i pennelli comunque li pulisco una volta sola a settimana. C'è chi li pulisce tutti i giorni e posso capirne assolutamente il perché. Comunque possono essere ricettacoli di batteri e vanno sul nostro viso, principalmente nella zona perioculare. Insomma, andrebbero puliti magari maggiormente, però io, anche se ho un quantitativo di pennelli abbastanza irrisorio, riesco a gestirmi abbastanza bene la settimana, per cui riesco a pulirli una sola volta a settimana. Anche per il pennello da fondotinta sciacquo bene
sempre nella direzione delle setole per non rovinarle, lo scolo e lo rinfodero nel suo cappuccio. Come noterete, infatti, il pennello, adesso ve lo dovrei avvicinare alla camera, è bianco. Ovviamente bianco nella parte delle setole bianche, dove sono colorate, rimangono dello stesso colore. Passiamo a un pennello da ombretto. Velocizzo le immagini perché il procedimento è esattamente lo stesso. È una cosa davvero semplicissima pulire pennelli, è un'abitudine che assolutamente tutte dovremmo prendere e ci vuole veramente il tempo di questo video, 10 minuti o poco più, e l'asciugatura io di solito li metto fuori dalla finestra ad arieggiare tutta la notte, la mattina sono pressoché asciutti, quindi non è da dire che bisogna ricordarsi di farlo in determinati momenti. Io lo faccio in questo caso il sabato sera, però mediamente la domenica sera e lunedì mattina ho i miei pennelli già pronti. Per il pennello a penna, che è appunto uno dei più particolari come forma delle setole, ecco, vi consiglio di utilizzare un po' più di delicatezza. Io infatti lo striscio appena su un dito e non sul palmo, proprio per mantenere la forma così appuntita. Il pennello che mi ha dato sempre più problemi nella pulizia è il Kabuki. Il Kabuki perché, e qui lo ammetto, all'inizio ho rovinato le setole esterne, tende proprio ad aprirsi. Nel momento in cui lo si va a sciacquare, le setole vengono sforzate in una posizione che non è la loro naturale. Così mi sono ispirata a mio padre e alla sua pulizia del pennello da barba, che ha pressoché la stessa identica forma. Quindi cosa ho fatto? Ho strisciato roteando il pennello sulla saponetta e poi massaggiandolo contro il palmo della mano ho fatto penetrare il sapone. Il Kabuki è l'unico pennello che sciacquo mettendo le setole contro il getto dell'acqua. Questo perché così l'acqua penetrerà fino alla radice delle setole sciacquandole e pulendole. Tuttavia, se avete notato l'impugnatura con cui tengo il Kabuki, non permetto mai alle setole di andare oltre alla mia presa delle dita, proprio perché non voglio che le setole si pieghino in una direzione che non è la loro. Una volta sciacquato accuratamente, anche sui bordi esterni, quindi con l'acqua nella giusta direzione delle setole come per gli altri pennelli, procedo a scolarlo bene, stringendolo ovviamente anche qui nel senso delle setole, e poi lo massaggerò contro la mano per dare volume appunto alle setole, perché la forma del Kabuki comunque è una forma aperta, un po' così a tulipano, diciamo. Ultimi pennelli, senza anche qui nulla da ripetere. Una passata o due di saponetta. Sciacquo. Ecco, vi facevo notare che se acquistate dei pennelli della Essence, che io trovo veramente buoni, hanno le setole colorate di viola. Le prime volte io li lavo senza averli utilizzati perché perdono colore, quindi troverete insomma nel sapone uno scarico di prodotto viola, violaceo, ed è semplicemente il colorante. Essendo colorante, dovendo andare nei miei occhi, io preferisco lavarli prima dell'utilizzo. Sono gli unici pennelli che lavo prima dell'utilizzo. Niente, ultimo pennello, anche questo qui è un pennello da blush, la procedura è la stessa, a fine lavaggio verrà rinfoderato anche questo nella sua plastica, dopodiché raccolgo tutti i miei pennelli e li asciugo tamponandoli con la carta assorbente, così da poter asciugare i manici e asciugare l'acqua in eccesso. Dopodiché prendo un barattolo, nel mio caso è un vecchio portapenne, oggi non so parlare, ancora dell'elementare, delle Holly Hobby, non so se qualcuno giocava con queste bamboline, io sì, e li metto fuori dalla finestra all'aria aperta per una notte.
Io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Pollice in su se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima volta. Baci e abbracci!